È arrivato il momento. Allora Carla, finalmente siamo arrivati ormai alla serata iniziale della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Credo che tu ormai sia già pronta in poltrona con il tuo blocchetto di appunti, giusto Carla? Certo, guarda il mio blocchetto, questo è per la prima serata, per i no naturalmente, invece per i sì ce ne saranno pochi, c'è un piccolo blocchetto con i fiorellini. Quindi praticamente l'enciclopedia di no hai preparato, perfetto. Allora, esatto. Cara Carla, io vorrei analizzare oggi con te il cast dei co-conduttori e dei conduttori per capire, okay, insomma, come in questi anni ci hanno abituati proprio in fatto di look. Sei pronta? Prontissima. Bene, iniziamo, vediamo, facciamo un assaggino di quello che poi ci aspetta domani. Allora, ancora ci ricordiamo i suoi look a Sanremo l'anno scorso e quello argento sfoggiato a Venezia. Quindi immaginate l'attesa che ci sarà quest'anno per i look di Elodie. Vediamo. La mia fragilità era con te, la che ho dentro, ma se ti sembrerà piccola, non sarà la tua Andromeda, Andromeda. Scusa, allora Carla, cosa ci dici di Elodie? Senti. Allora, questo era un look pazzesco già a quel tempo, quindi lei ovviamente ha un fisico incredibile, snella, alta, è una modella di fatto, oltre che una bravissima cantante, però secondo me Elodie ha capito che l'immagine fa da padrone, infatti non a caso quest'anno lei sarà un ospite speciale, no? Quindi in questo caso ha un ruolo ancora più importante, quindi a questo look già allora io diedi un super sì, super sì. Ma come si fa a dare un no? È impossibile. Allora. Super yes. Non so se hai notato che abbiamo i nuovi Carlotti con in onore ovviamente di Sanremo. Guarda qui lo yes, è un mazzo di fiori pazzesco. Va bene, grazie per questa precisazione. Dunque, la prossima conduttrice è un po' la supplente, se vogliamo, di Naomi Campbell. Anche lei è una modella, ma una modella made in Italy. Lei ha 22 anni, è bresciana e si è sposata lo scorso anno con un DJ, Vittoria Ceretti. Vediamola. Allora, Vittoria Ceretti è una modella di fama internazionale, Bianca, veramente importantissima, pur essendo molto giovane. Allora mi verrebbe voglia, siccome ovviamente le immagini che noi troviamo in rete sono esclusivamente di sfilate oppure di shooting fotografici sulle riviste più patinate, ovviamente, sì, no, del mondo, la cosa che mi viene da dire, visto che di fatto, come dici tu, è supplente in questo caso, sostituisce la famosa Naomi Campbell che non è riuscita ad essere presente, io dico, Vittoria, sei una ragazza bella naturalmente, ma anche una ragazza semplice che viene da Brescia, quindi presentati al pubblico internazionale di Sanremo così, perché davanti a giudicarti non hai la famosa, ovviamente, Anna Wintour, che noi amiamo e siamo devoti, no, alla sua immagine, ma abbiamo zia Pina, zia Titina, me, te, Jonathan, tutto il mondo ovviamente italiano che la osserverà, quindi semplicità, Vittoria, ti lancio questo messaggio. E chissà se lo ascolterà la nostra Vittoria. Intanto Carlottico gliel'abbiamo dato? Super yes, super yes, super yes. Oggi è buona. Senti, la nostra Carla. Ma aspetta, non abbiamo ancora finito, però ti voglio dire che incredibilmente Vittoria Ceretti e anche Elodie hanno qualcosa in comune. Guarda questo composite che ho preparato. Vediamo. Eccole qui. Allora, tu ricordi perfettamente, no, questo outfit di Elodie con questo abito pazzesco argento a Venezia? Assolutamente sì, chi se lo scorda, Esatto, è di una maison ovviamente italiana famosissima, e il primo però lo indossò proprio Vittoria in versione black con gli spallini, quindi è lo stesso modello che è stato poi tradotto e reso, diciamo, customized su Elodie, quindi vedi che in comune hanno tantissimo. Vedi, nulla accade mai per caso nella vita, cara Carla, andiamo avanti. Esatto. Chissà se Amadeus non coglierà l'occasione per farla suonare, visto che ha un passato anche da musicista. Sto parlando di Matilda De Angelis. Guardiamo questa foto. Allora, Matilda, oltre a essere una bravissima attrice, ovviamente una musicista, una cantante, insomma, quindi ha tantissimi talenti,
E credo, tra l'altro, è uscita oggi forse l'informazione che farà un duetto con Amadeus, quindi penso che ci delizierà con questa performance. Ma non solo, in conferenza stampa si è commossa, ha raccontato che si è commossa proprio quando ha visto il teatro Ariston, gli è venuta proprio questa grande botta emotiva nell'entrare appunto nel teatro, certo, e nel guardarlo, insomma, ammirare questa cosa che aveva sempre vissuto da lontano, no? Lei certo, ha raccontato certo. anche di essere stata un'artista di strada, ha suonato, insomma, sì. Ha una bellissima storia alle spalle, Matilda, quindi sono veramente curiosa di farci stupire, insomma, da un personaggio di tale levatura che, tra l'altro, giovanissima, è arrivata a recitare con grandissimi attori proprio, insomma, mondiale, quindi complimenti. Internazionale, verissimo. Carla. Brava, bravissima. Però non posso essere così buona come ho fatto per le precedenti, perché io mi auguro che Matilda stasera non si conci così, perché questo outfit che abbiamo appena visto sembra quasi realizzato dalla zia che, per effetto, diciamo, degli scampoli che sono rimasti diciamo per ricoprire il divano e i cuscini, ha messo insieme un po' a cozzè un outfit per la gonna e per il top. Quindi a questo punto, purtroppo, mi dispiace, Matilda, è un bel no secco. Come vorresti vederla vestita stasera, Matilda, Carla? Allora, Matilda non ha un fisico slanciatissimo, ha delle belle forme, quindi mi piacerebbe che vestisse in un modo, certo, originale, eccentrico, perché il suo carattere è quello, ma che volto, diciamo, a slanciare la sua fisicità, a renderla ancora più sexy. E come fai a slanciare la fisicità? Cosa si dovrebbe mettere? Allora, monocolore, quindi che slancia senza interruzioni cromatiche, spalle per esempio, e ovviamente super tacchi. Grazie Carla Gozzi, andiamo avanti perché lei è abituata invece ai tribunali, ma non ha ancora avuto a che fare con Carla Gozzi, perché c'è sempre la prima volta. Barbara Palombelli, vediamo. Vediamo. Tra l'altro, se mi permetti, Carla, visto che abbiamo nominato Barbara, ci tenevo a fare una piccolissima parentesi, visto che i blog non vedono sempre l'ora di scrivere qualcosa su di me, cogliermi in fallo. L'altra volta l'ho chiamata Paola, ma perché nella fretta a volte di condurre un programma o comunque di avere tante cose da dire, ho fatto semplicemente una crasi involontaria tra il nome e il cognome, certo. Ma non certo so certo. che come si chiama Barbara, quindi ovvio, figurarsi, ovvio. Però ci tenevo a fare questa piccola precisazione. Allora, brava, che mi dici Bianca. Del suo look? Ti volevo dire anche una cosa, che tutti quelli che criticano, che magari criticano anche quando accadono delle cose in diretta, dovrebbero una volta nella vita provare a essere lì dove sei tu ed affrontare una diretta, che non è una roba proprio una passeggiata al parco, diciamoci la verità, perché nessuno lo sa ovviamente chi ci guarda, no? Soprattutto nel tuo ruolo. Quindi chapeau Bianca, grazie, bravissima, Carla, grazie, sei eccezionale, mille. Sei eccezionale. Grazie. Allora, torniamo alla nostra immagine, sì, di Barbara. Allora, qui purtroppo, ahimè, io l'adoro ovviamente, è una donna straordinaria con mille talenti anche lei, mille capacità, però devo dirti che questo abito non la valorizza. Sai cosa mi è venuto in mente guardandola? Hai presente quando fai un po' il fai da te lobby, quando ti metti a lavorare la creta, le argille e anche un po' le anfore, che hai quella macchinetta che tu tieni praticamente, c'è il perno e lei gira su se stessa e si creano quelle strisce, no? Quelle righe, mentre tu modelli la tua anfora. Quindi devo dirti che quest'abito non è proprio adatto a lei, sia per tessuto, per colorazione, insomma. Barbara, mi dispiace, ti sarai anche impegnata tanto, ma questo abito non è per te, quindi un bel e sonoro no, no e poi no. Come vorresti vederla, Carla, Barbara? Come vorresti vederla allora, vestita? A guarda, Sanremo, Barbara, ovviamente. Ha un fisico slanciato, certo, e ha delle bellissime spalle, quindi è una donna che si può permettere assolutamente un abito lungo da gran soirée, ma proprio di quelle super importanti, magari con un colore molto acceso, tipo un osaka pink, un rosa shocking, oppure un verde smeraldo, sono i colori delle pietre preziose, per esempio, oppure un rubino, starebbe perfettamente. Quindi mi raccomando, chissà se poi vedremo questa sera qualcuno dei tuoi consigli proprio sul palco dell'Ariston. E non possiamo che concludere con lui, il conduttore ovviamente dei record, il direttore artistico, ma soprattutto possiamo dirlo, perché noi siamo una grande famiglia, il marito di Giovanna Civitillo, ecco. Certo. Dunque, Amadeus. Vediamolo. Allora,
Ovviamente questa è l'immagine della stagione scorsa, vedremo da stasera quale sarà il suo nuovo look. Io ho già qualche spoiler, quindi ho già visto qualche prova di fitting. E naturalmente qui cosa sta raccontando di sé? Sta raccontando che lui ha un'anima, perché era un ex DJ, no? Ha iniziato così la sua carriera, quindi questa è una giacca non solo da presentatore ma anche da ex DJ, un po' con questo concetto di color argento, silver, quasi anche qui una foglia d'argento e non una foglia d'oro. Secondo me quest'anno Amadeus, anche per, diciamo, la situazione che tutto il mondo sta vivendo, avrà tipi di look completamente diversi per raccontare un po' la situazione attuale, ovviamente con tante energie e positività. Quindi meno sgargianti, dici? Saranno meno sgargianti dell'anno scorso? Credo di sì. Credo di sì, anche con una, diciamo, un tocco di eleganza un po' più sottile. Comunque devo dirti che questo look in ogni caso è molto bello, quindi mi piaceva l'anno scorso, mi piace ancora oggi rivedendolo, quindi diamo un bel yes. Quindi diamo un bel yes ad Amadeus. Carla, visto che hai tutti quei taccuini, ricordati di segnare che domani siamo in onda alle 15:50. Ti ricordi? Va bene, lo sto segnando, 15:50 domani. Segna, va, che meglio. Grazie Carla Gozzi, ci vediamo domani. Anzi, ci sentiamo stasera. Grazie Carlita.